Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì noi stiamo qui per leggere la parola del Signore. Durante questa settimana abbiamo avuto il grande privilegio di incominciare un libro che il tema per l'eccellenza è la santificazione a Dio. Veramente sono tantissime regole per i sacrifici che dovevano essere immolati e offerti al Signore. Voi vedrete, avete già visto, per chi sta seguendo la lettura, abbiamo letto dal capitolo 1 fino al capitolo 7 e durante questa giornata noi leggeremo il capitolo 8 di Levitico, quindi Levitico capitolo 8. A Dio piacendo, dalla prossima settimana, dal lunedì, noi continueremo Levitico capitolo 9 e così successivamente. Devo già dirvi che durante il mese di marzo noi concluderemo per la grazia di Dio il libro di Levitico e dopo incominceremo già il libro di Numeri, quindi non mancare a questo appuntamento da mezzogiorno, tutti i giorni da lunedì al venerdì, ma se non puoi leggere a mezzogiorno non c'è nessun problema, dopo mezzogiorno quando vuoi e dove vuoi puoi ascoltare e leggere la parola del Signore insieme. Allora leggiamo per questa giornata Levitico capitolo 8, parola del Signore. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: prendi Aarone e i suoi figli con lui, i paramenti, l'olio dell'unzione, il toro del sacrificio espiatorio, i due montoni, il paniere dei pani azimi e convoca tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno. Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato e la comunità fu convocata all'ingresso della tenda di convegno. Mosè disse alla comunità: questo è quello che il Signore ha ordinato di fare. Mosè fece avvicinare Aarone e i suoi figli e li lavò con l'acqua. Poi rivestì Aarone della tunica, lo cinse della cintura, gli mise addosso il manto, gli mise l'efod e lo cinse della cintura artistica, dell'efod, dell'acqua, gli fissò l'efod addosso. Gli mise pure il pettorale, sul pettorale mise il l'urim e tumim. Poi gli aggiunse in capo il turbante, sul davanti del turbante posa lamina d'oro e il santo diadema come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi Mosè prese dell'olio dell'unzione, unse il tabernacolo e tutte le cose che vi si trovavano e le consacrò. Fece 7 aspersioni sull'altare e lo unse con tutti i suoi utensili, la conca e la sua base per consacrarli. Versò dell'olio dell'unzione sul capo di Aarone e unse Aarone per consacrarlo. Poi Mosè fece avvicinare i figli di Aarone, li vestì di tuniche, li cinse di cinture e li legò sul loro capo delle mitre, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fece quindi avvicinare il toro del sacrificio espiatorio e Aarone e i suoi figli li posarono le mani sulla testa. Mosè lo sgozzò, ne prese del sangue e lo mise con il dito sui corni dell'altare da ogni lato e purificò l'altare. Poi sparse il resto del sangue ai piedi dell'altare e lo consacrò per fare su di esso l'espiazione. Prese tutto il grasso che era sull'interiora, la rete del fegato, i due rognoni e con il loro grasso e Mosè fece bruciare tutto sull'altare, ma il toro, la sua pelle, la sua carne, i suoi escrementi li bruciò fuori del campo, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fece quindi avvicinare il montone dell'olocausto e Aarone e i suoi figli posarono le mani sulla testa. Mosè lo sgozzò e sparse il sangue sull'altare da ogni lato. Poi fece a pezzi il montone e Mosè fece bruciare la testa, i pezzi e il grasso. Quando ne ebbe lavato l'interiora, le zampe con l'acqua, fece bruciare tutto il montone sull'altare. Fu un olocausto di profumo soave, un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi fece avvicinare il secondo montone, il montone della consacrazione. Aarone e i suoi figli posarono le mani sulla testa del montone. Mosè sgozzò, ne prese del sangue e lo mise sull'estremità dell'orecchio destro da Aarone, sul pollice della sua mano destra e sulla luce
del suo piede destro. Poi Mosè fece avvicinare i figli di Aarone e mise di quel sangue sull'estremità del loro orecchio destro, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce della loro piede destro, e sparse il resto del sangue sull'altare da ogni lato. Poi prese il grasso, la coda e tutto il grasso che copriva l'interiora, la rete del fegato e due rognoni, e il loro grasso e la coscia destra. Dal paniere dei pani azimi, che era davanti al Signore, prese una focaccia senza lievito, una focaccia di piastra intrisa, d'olio e una galletta, e le pose sulle parti grasse e sulla coscia destra. Poi mise tutte queste cose nelle mani di Aarone e nelle mani dei suoi figli, e li agitò come un'offerta agitata davanti al Signore. Mosè quindi le prese dalle loro mani e ne fece bruciare sull'altare sopra l'olocausto. Fu un sacrificio di consacrazione, di profumo soave, un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Poi Mosè prese il petto del montone e lo agitò come offerta agitata davanti al Signore. Questa fu la parte del montone della consacrazione toccata a Mosè come sacrificio che gli aveva ordinato. Mosè prese dunque dell'olio e dell'unzione del sangue che era sopra l'altare, spruzzò Aarone e i suoi paramenti e i suoi figli e i loro paramenti. Così consacrò Aarone e i suoi paramenti e i suoi figli e i loro paramenti con lui. Poi Mosè disse a Aarone e ai suoi figli: fate cuocere la carne all'ingresso della tenda di convegno, la mangerete lì con il pane che è nel paniere della consacrazione, come ho ordinato, dicendo: Aarone e i suoi figli la mangeranno. Quel che rimane della carne e del pane lo brucerete. Per 7 giorni non vi allontanerete dall'ingresso della tenda di convegno, finché non siano compiuti 7 giorni della vostra consacrazione, poiché la vostra consacrazione durerà 7 giorni. Ciò che si è fatto oggi è stato ordinato dal Signore per fare espiazione per voi. Rimarrete dunque 7 giorni all'ingresso della tenda di convegno, giorno e notte, e osserverete il comandamento del Signore affinché non moriate, poiché così mi è stato ordinato. Aarone e i suoi figli fecero tutte le cose che il Signore aveva ordinato per mezzo di Mosè. Parola del Signore. Allora io ringrazio il Signore per un'altra settimana che ci ha donato il privilegio di continuare a leggere la parola di Dio insieme, la Bibbia, la preghiera e la comunione fraterna, quello che non può mancare nella nostra vita. Che il Signore ti possa benedire grandemente. Io ti aspetto lunedì, non soltanto a mezzogiorno, ma dalle 7 del mattino per partecipare su Alba Nuova, quando noi preghiamo e noi presentiamo le nostre richieste al Signore e anche noi leggiamo la parola di Dio. Io ti aspetto per leggere la parola poi anche a mezzogiorno e per continuare, se il Signore così vorrà, in questo cammino per la sua gloria fino al suo ritorno nel nome di Gesù. Un fortissimo abbraccio, un santo bacio nell'amore di Cristo Gesù. Che Lui ti benedica.